Allora, rieccomi ragazze con un secondo nuovo video della giornata di domenica 20, ok? Perché non so se far uscire quello del video di Checherichio, saluti ai miei canali YouTube preferiti e più altri argomenti che adesso, vabbè, argomenti inerenti alla mia ceretta fatta da ieri, vabbè, niente. Comunque, questo andiamo al sodo che è meglio, è un video su tag 50 domande, niente. Partiamo subito con prima domanda. Pensi di essere bella o bello? Vabbè, sua sua. Una bellezza normale, semplice, non mi sento bellissima, ma non mi sento neanche un cesso, devo dire la verità. Poi pensi di essere simpatica? Dipende da come mi comporto alle volte, perché il comportamento tutto fa, diciamo la verità. Poi pensi di essere intelligente? A volte mi dicono non fare la tonta perché non sei tonta. Cerca di essere un po' più sveglia, diciamo, mi dicono, ma però come te? Allora, ma fa un brodo, vabbè. E niente, pensi di saperci fare con l'altro sesso? Che domanda è? Vabbè, sul volo, non voglio neanche rispondere, lasciamo perdere. Il tuo segno zodiacale? Scorpione. Sì, sole o pioggia? Sole, sole. Anche se io sento che quando è caldo non ce n'è per nessuno, io soffro quando c'è troppo caldo, ma sole per forever, mi piace troppo, per sempre. Anche la pioggia non è male, però la pioggia mi fa venire il sonno, mi fa stare sotto le coperte tutta la giornata addormentata. No, non è il caso. Poi, settima domanda, stagione preferita? L'estate, dai, perché si sta un po' a prendere la bronzatura, si può tuffare in acqua e basta così. Prendere il gelato, anche che non è cosa da poco. Poi, cioccolato bianco o nero? No, bianco, assolutamente, troppo buono. Poi, nona domanda, più facile ridere o piangere? Io direi più facile ridere che piangere, ma a volte preferirei piangere che ridere. Dipende dalla situa. Decima domanda. Recita la frase di un film. E questo non ne so neanche una. Quindi no comment. Ah, sì, aspettate. La frase di un film, che tra l'altro mi ha ricordato una certa persona. Io sono io e voi non siete un cavolo, per non dire altro. Io sono io e voi non siete un. Questa era praticamente un detto di Alberto Sordi, il grande Alberto Sordi. Quindi vabbè, fa troppo ridere. Niente, poi allora. Che stai facendo? 11 domanda. Nulla, sto registrando un video in questo momento, nulla di che. Ti curi nel vestire? Dipende, non sempre. A volte mi lascio andare, delle volte invece penso, ma che sto facendo? Vorrei vestirmi un po' più carina, più decente. Tredicesima domanda, quante volte ti lavi i denti? Aia. Quasi sempre, anzi più o meno tutti i giorni, pasto dopo pasto, sarebbe esagerato, me li lavo quasi sempre, diciamo, tutti i giorni, anche pasto dopo pasto. A volte mi scoccia e lascia un po' a lavarmi i denti, però dopo un po' mi dico, no, se mi viene male i denti, già ho avuto un'operazione in bocca a levarmi i denti di giudizio, perché ho una bocca un po' di merda, ricordiamocelo, quindi mi ho voluto lavare i denti subito, in tutti questi anni mesi che ho avuto una brutta operazione in bocca. Comunque niente, sì, mi lavo sempre i denti, diciamoci la verità. Poi, quattordicesima domanda, ti arrabbi facilmente? Sì, dipende da come mi si parla o mi si approccia una persona.
Sì, mi arrabbio facilmente, non riesco io a starmi zitta, mi arrabbio facilmente, sì. Poi, sta registrando ancora, sì, ok? Hai qualche vizio? Sì, di mangiare troppo, altri non li sto qua a rivelare perché non serve nulla a nessuno, non gliene frega niente a nessuno, giuro. Il vizio di mangiare troppo. E anche di dire qualche parolaccia in più, lasciamo perdere, altro cosa, no? Comment, un comportamento che dà fastidio, la falsità, e questa è sedicesima domanda, la falsità è una cosa che non la sopporto, e anche, sì, la falsità, e altro non so cosa, comunque, vabbè. 17ª domanda, sei superstiziosa? Beh, quando guardo film sul paranormale, un po' sì, lo ammetto. Quale persona non smetteresti mai di vedere? Mio zio, no, mio zio, a parte lui, mia madrina di cresima, perché è una persona magnifica, dolcissima e stupenda e vabbè, deliziosa, diciamo, sono troppo matta io. Quando parlo di mia madrina mi si lucidano gli occhi, non so perché, mi sta troppo simpatica. Poi dove sono arrivata? Sei mai stata fidanzata o fidanzato? Fidanzata è una parola grossa. Più che altro mi piaceva qualcuno, ma nulla di fatto, perché non ero innamoratissima, ma non ero neanche chissà quella grande amore che io speravo. Quindi vabbè. Credi nell'amore? Dipende. Dai, diciamo la verità, ci credo, ma sto un po' su chi va là, sull'attenti, ci vado con i piedi di piombo perché, boh, vabbè. Perché è allora, 21esima domanda, ero la 20, 21esima domanda, perché è fallita la tua relazione seria? Non ho mai avuto una relazione seria, devo dire la verità. Era solo per dirvi che mi piaceva qualcuno, ma anche quando mi filava era così tanto per salutarci, darci una chiacchierata, ma non ho mai avuto una relazione seria, diciamoci la verità. Anzi, qualcuna sì, ma non ve la sto qua a rivelare perché non mi può neanche interessare. Poi, hai mai avuto il cuore spezzato? Anche lì vi rispondo, no. Non ho avuto mai il cuore spezzato, però mi sarebbe piaciuto allungare di più la storia. Vabbè, no comment. Poi, hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Non penso proprio perché da quando mi piaceva uno, quel tipo lì, che adesso non sto qui a dirvi di chi si tratta, non credo perché anche lui era impegnato con un'altra, quindi non credo, penso proprio. Sì, gli sarei anche potuto piacere, però. O gli piacerò ancora, però Nisba, no comment, non credo che gli abbia spezzato il cuore. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, va? Poi, ti sei mai innamorata del tuo migliore amico? Non mi pare, non mi ricordo, no. Poi, ti sei... no, aspettate, hai mai... amato qualcuno senza dirglielo? Sì, qualche volta sì, mi è capitato, lo ammetto. Poi, no, aspettate, hai paura di impegnarti se seriamente? No, assolutamente, non ci sarebbe nulla di male. È bello trovare la persona giusta, ragazze mie. Poi, hai avuto più relazioni serie? Hai avuto più di 5 relazioni serie nella tua vita? Nine. Per fortuna, perché già complicata una più altre 5 relazioni, lasciamo perdere. Ti manca qualcuno ora? Sì, mia mamma, ma vabbè. Anche senza il vabbè, no comment, perché mia mamma è la mamma, non si tocca, diciamoci la verità. Sei felice? Sì, lo ammetto, perché ho amici di YouTube, o a voi che mi state a cuore, o mia nonna che mi vuole tanto bene,
Anche se a volte, vabbè, ci scontriamo, ma è come il normale nel resto della vita di ognuno di noi esseri umani, ci battibecchiamo perché siamo fatti così, ragazzi. Gli esseri umani sono quelli che sono, quindi no comment. Siccome sono felicissima di quello che sono, di come sono. Stai mangiando qualcosa? Ha voglia? Ti piace qualcuno? Ancora? Sì, però non ve lo sto qua a dire. Il giorno più bello? Non lo so, forse quando sono andata al concerto del mio cantante preferito, perlomeno, ma non preferitissimo. Vabbè, non spero che non guardi mai questo video. Il giorno più brutto? Non lo voglio dire perché è brutto davvero. L'anno migliore? L'anno migliore per me non è mai stato l'anno migliore, quindi saltiamo questa domanda perché certi anni è meglio sorvolarli, che è meglio lasciarli perdere, evitarli. Già festeggiato il tuo compleanno? Quello del 32esimo? Sì, ma del 33esimo ancora? Nine. È andata un po' così, però si sa che tutti gli anni non sono sempre uguali. Nel senso che non tutti gli anni si festeggiano chissà quanto bene. Poi, fatto diete? 36esima domanda. Diete? Qualcuna sì, a volte ha fatto anche digiuno. Non sto scherzando, era davvero ragazze, è la verità. Però consultate, quando dovete fare diete, fate sempre sotto il parere vostro del medico. Non c'è bisogno che ve lo dico io, ma è la verità. Io ho fatto sempre, metto una parentesi davanti, alzo le mani, che quando faccio diete, sempre sotto la sorveglianza del mio medico curante di base. Stop, non a casaccio mio, non di conto mio, perché non ne sarei mai capace. Comunque, andiamo avanti. 37esima domanda. Fatto le ore piccole? Ma qualche volta le faccio quando guardo i vostri video, non sempre. 38esima domanda. Campeggiato? Nine. Non so cosa voglio dire, ma forse ho capito. Ti sei mai lasciata condizionare? Sapete quante volte lasciamo perdere? Ma non sempre, dipende. Poi, sempre inerente al mai condizionare, a esserti lasciata condizionare. Qualche volta, ma non ci sono sempre riusciti. Hai abbracciato qualcuno? 40esima domanda. Prima del coronavirus di persone ho abbracciato, ma per affetto, così ho salutato e così via. Ma abbracciato qualcuno, io abbraccio sempre mia nonna perché siamo congiunti, ovviamente. La madre di mia madre si sa, la posso pure abbracciare anche perché siamo vaccinati adesso, quindi top. Poi, cosa c'è qui? Hai mai abbracciato qualcuno? Hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Ce ne sono di cose di cui mi sono pentita, raga. Hai sofferto per una persona? Sì, più spesso, molto spesso e volentieri, perché quando c'è da soffrire io soffro come un cane, quindi no comment. Hai viaggiato spesso e volentieri significa che sì, che quando c'è da soffrire mi fa piacere che. Nel senso buono che prego, e ovviamente prego, soffro perché vorrei che questa persona stesse bene, ovviamente. Punto. Non aggiungo altro. Già mi avete compreso cosa voglio dire. Poi, hai sofferto all'estero? Hai viaggiato all'estero? In America nel 2001? Sì, molto bello. Poi, l'ultima persona che hai abbracciato, mio padre, prima di ritornare in Italia, ovviamente. L'ultima persona che hai chiamato, mio padre. L'ultima persona che hai gridato, con cui hai gridato. Ah, quella è bella questa volta. La mia professoressa, vabbè, maestra, professoressa, come la volete chiamare voi, di canto, quando stavo cantando. No, gridato, si fa per dire non gridato.
come una pazza, ma bensì gridato per alzare la voce verso il canto. Ma come gridato, gridato, no. La tua parola preferita è I love you, ti voglio bene, non ce n'è altre. Oppure, come dicono su YouTube, ciao bellezza, o bellezza, dipende. Poi, c'è una vita dopo la morte? Ma io non lo so, chi lo sa? La parte del corpo che preferisci? Adesso non lo so, non ne ho idea. Le labbra? Le guance? Non ne ho idea, forse le gambe, che ne so. È un po' di una domanda difficile questa, non saprei rispondere, magari più là. Avrei voluto dire i denti, ma non si può dire perché tanto non si può. Perché non sono perfettissime, devo dire la verità. Poi, per cosa combatteresti fino alla morte? Per tante cose. Tante, ma non so qui a non sto qui a rivelare. Perché al momento non è nulla di vero, poi si potrebbe dire che qualcuno dice: ah, ma questa allora ci gioca su allora a fare la strega. Io non sono strega, sì, potrei dire che sono una strega, ma in realtà mi piacerebbe molto sposarmi col mio cantante preferito, ma so che sarà impossibile e irreale e sono irrecuperabile come persona. Però mi piace morire un cantante preferito, ma non lo potrei mai fare, quindi chiudiamo il discorso che è meglio. Comunque sì, combatterei fino alla morte, combatterei fino alla morte pur di sposarmi con un cantante preferito, ma è indiscutibile, quindi no, è impossible, come si suol dire. Bacio ragazze, queste erano tutte le 50 domande che ho risposto a tutte le 50 domande. È stato un lunghissimissimo tag. Io il tag lo lascio libero perché non so chi taggare, davvero, la verità. E niente, io vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto. Mettete un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci si becca su Instagram, youtuber Melania_ Ciao, buona domenica.